Oni-chan! Ciao bambini! Ma ciao! Venite con me, oggi siamo a casa di Ciulietto. Ah, innanzitutto questo chi è? Electric! E questa qua è la nuova abitante di questa casa, ovvero il demone grigio Oni. In realtà si chiama Mew e sta mangiando. Ma la cosa divertente che io ho pensato di fare era: ma per questo cattino su cui zoomiamo in modo esagerato, facciamo una fortezza, un signor castello, ma di quelli seri. Quindi siamo dotati di scatolotti e noi con questi... Il mio campanello non fa così, chi diavolo è? Chi è? Ah, è un mio amico che viene a cena a pranzo con noi. Quindi prenderemo questi scatoloni e adesso faremo fantastiche cose per Oni, il demone grigio che fa parkour. Ci farà parkour sopra. Quello è l'obiettivo. L'obiettivo è che faccia parkour e si diverta. Okay. Ok? Quindi iniziamo. Passo numero uno: vado a disegnare le cose da tagliare, fare in modo che anche Giulio possa rendersi utile e non stare solo a guardare. E quindi adesso mi farò venire qualche idea. Voi state attenti e vedete cosa succede. Ok, bambini? Fate i bravi. L'ha già soffiato, però non sembra gradire quello che tu stai facendo. Sta soffiando. Era però. Pensa che una volta era così. È per questo che la chiamano demone grigio. Una volta era così anche con me. Quello è il problema. È il tuo gioco. Cosa stai? Oh. Giulio, adesso puoi spegnere e iniziare a tagliare se vuoi. Cacchio. Che bravo bambino grande. Vedete bambini, dovete imparare dai bambini più grandi, prendere esempio, in modo che anche voi possiate crescere, diventare bravi. Mi raccomando, apparecchiate. Forbici dalla punta arrotondata, però. Rifate il letto, usate forbici a punta arrotondata, volete bene al prossimo alla vostra famiglia, mi raccomando. Sì, stiamo memando Sabrina. Cosa diavolo è quello? Ma com'è? Si presuppone che io ritagli il cerchio. Bravo, sei intelligente, così è perfetto. Allora, nella mia testa sto immaginando un castello a due piani. Bisogna vedere se la mia testa e il collegamento con la realtà vanno d'accordo. Anche perché lei non è molto d'accordo. Un'arma di distruzione. Attenzione, se impara ad usarla siamo finiti. Comunque, volevo dire qualcosa di interessante, ma non so più cos'era, quindi... Ciao. Ok, Giulio ha fatto il suo lavoro con una scatola per ora. Adesso il prossimo lavoro che affidiamo a Giulio, di cui mi fido ciecamente per questi lavori perché ha studiato cartone all'università. Io di sono carta. Signor geometra di cartone, sì. Esclusivamente. Cartone, certo. Perché adesso a quest'altro cartone qui mi devi attaccare questa base in modo che rimanga più stabile, no? Okay. Perché già non lo è di suo, però ci proviamo. Ok? Vai, dai scotch. Quanta professionalità in una sola casa. Avanti. Ah, sei soffiato? Sì. Ok, quello sembra essere quasi pronto. Intanto io ne ho finito un altro da tagliare. Cioè ne ho tagliato un altro. E più ci muoviamo più vedremo il gattino, il demone grigio delle steppe giocare con questo. Anche se adesso è interessato da qualcos'altro. Cioè è carino ma è anche minaccioso. Quello a cui servono questi buchi a cerchio per creare delle sorte di ponti barra tunnel tra una ala del castello e l'altra. Adesso vi faccio vedere bambini come facciamo. Come facciamo? Non lo so bene anch'io ancora. Ci proviamo. Ok, vediamo se ha senso quello che sto facendo. Perché questo qui, infilato così, mi farà la ponte. Forse. Se state più o meno capendo quello che sto facendo, magari anche voi se avete un cattino potete provare a fare qualcosa del genere. Ma ve lo sconsiglio perché richiede più tempo di quanto mi aspettassi. Ok, la gatta Oni, demone delle steppe, sembra già essere interessata. Già è incuriosita al tutto. Vediamola. Che cos'è? Ci siamo con quello? Quasi. La base di quello. Quasi. Non devi mettere fretta al latte. Nessuna fretta. Questo... Va bene. Imbuto. Perché sei caduto? In un imbuto. Aiuto. Le leggende del web. Vendetta vera, un filo e ignorermo. Che ci passerà lei? Sì. Ci passa in codesto buco? Questa è pronta?
No, ma con l'altro. Ok, lo incolli qui per terra. Perché intanto mettiamo questi. Il nostro ponte. Ma che cacchio. Questo, come si vede dall'alto, qui c'è l'ala più grande del castello, l'ala minore, e c'è questo ponte attraverso il quale dovrebbe passare la tigre, che non so se andrebbe fissato oppure no, forse. Proviamo a fissarlo. Come l'ho fisso? Alla buona. Pelo. Ha senso? Super fissato allora. Così sicuramente non si muove. Ops. E invece? Aspetta, sta per entrare Oni. Sta per entrare? Sei curioso? Entra, dai, provalo. Fai il primo test. L'alfa test. Alfa test in corso. Entrerà. Interessato all'esterno lei per ora? Per ora? Per giudicare una casa effettivamente si parte dall'esterno. Ha senso. Ok, quindi la prima è collegata. Adesso che aggiungiamo? Io direi la torretta. Un piano superiore? Come ci si accede al piano superiore? Questo ancora non lo so. Qualcuno è entrato? Sta testando la casa. Vediamo se fa il ponte. Lo facciamo il ponte? Lo facciamo il ponte o no? Stai dentro, vai a fare il ponte. Vai a fare il ponte. No. Qua, guarda, qui, questo è il ponte. Che bello, è il ponte. No, non lo vuole fare il ponte. Devi testare il ponte. Il ponte. Niente ponte. Wow, attenzione. Ma sta mangiando il cartone. Certo, è un gatto demone. Si ciba di cartone? Pensavo più delle anime delle persone. Ciao gatto. Ok, abbiamo installato il piano superiore mentre che Oni testa l'ala est-ovest, non lo so. Ma sta ancora mangiando il cartone. Che c'è? Perché ce l'hai con me? Adesso vieni qui, Oni. Se io... Non ci stanno i croccantini quelli buoni che possiamo farle fare il ponte? No. Proviamo a farle fare il ponte con i croccantini. Con l'inganno. Ti fregherò con l'inganno. Ha capito. Attenzione. C'è qualcosa di buono. Guarda qua. Sembrano buoni, ma io li butto qui. Oni, Oni-chan, guarda qua. Sì, ma lì ci passa sopra, non ci entra, se... Porca. Se io ti metto qui. Adesso, guarda lì i croccantini, eccola. Eccola. Non ci passa, vero? No, come non ci passa? Abbiamo preso male le dimensioni. Sembrava molto più piccola. Dai, Oni. No. Ha lasciato perdere. Prova di là. Prova dall'altro lato, quindi entra. Vediamo un po'. Ok, ci sta provando. Guarda come fa con quella zampetta. Oni. Ah, perché ne ha preso uno. È riuscita comunque a prenderne uno. Maledetta. Devo metterli molto più al centro. Oh, quanto sono buoni questi. Adesso li prende dall'alto, ovviamente. Che fai, mi smonti il ponte? Un titano. Vediamo cosa si inventa. Rientra dal buchetto. Vede che ci sono i croccantini. Bello, allarga tutto il ponte. Bravo. Vai. Vai, Oni. Dai, Oni, ce la puoi fare. Sei entrata anche da quell'altro buchetto che forse è più piccolo. Eccola. No. Non lo so, rimarranno per sempre lì quei croccantini. Ok, riproviamo dall'altro lato, che è più ampio. Guarda un po'. Guarda che buono. No, no, così non mi freghi. Lo devi venire a prendere. Maledetta. Questo ponte è inutile. È un ostacolo. Però va bene. Sta entrando, uscendo. Forse se li metto qua in alto possiamo testare il piano superiore. Guarda, Oni. Guarda. Testiamo il piano superiore. Qui. Qui c'è il piano. Qui. 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 Guarda lì. Qui. Qui. Maledizione. Oni-chan. Guarda, qui c'ho i croccantini. Sembrano buoni. Ma cosa succede? No, guarda qui. Cosa succede se li metto qua su? No, no, non sotto. Guarda, c'ho i croccantini, ce l'ho qui. Vieni qui, vieni qui. Li metto qui sopra. Eccolo. Li abbiamo visti, attenzione. Ci siamo accorti? No. Ma ce li hai tu qui? No, stanno qui. Perché? Stanno qua su. Su. C'è un gatto tonto. Guarda com'è bello questo croccantino. Guarda com'è bello, lo metto qua su. Ma guarda, cioè, dico lo metto qua su, poi guarda da tutt'altra parte e dice dove sono andati i croccantini? L'ho visti? Guarda lì, attenzione! Ecco dove stavano, stavano nel piano di sopra. Eh sì, sai com'è, un piano nuovo, non ci eravamo accorti che esisteva. Bene.
Ah, è il casino che deve fare. E quelli lì scommetto che rimarranno per sempre lì da soli, perché lei si scorderà del piano superiore. Ok, installiamo un'ultima ala al castello e poi la chiudiamo e vediamo poi se ci giocherà o meno. Ma ho una pessima sensazione in realtà. Se ci fosse stato Zorro, da mo che aveva conquistato il suo castello. Ma lei è meno, è un po' più menefreghista, infatti se ne va. Addio. Ok, lo metteremo così e lo collegheremo con un altro ponte al piano superiore. Ma adesso bisogna attaccarlo a una base. Allora ti piace? Qualcosa te ne frega del mio lavoro di architetto? Anche se lo vedono i miei amici di architettura questo video, mi disconoscono. Quindi ultima ala della casa, della villa, del castello, di quello diavolo vuoi chiamare. Occhio a non tagliarti una coscia. Bisogna farlo largo. Non dobbiamo più fare lo stesso errore. Guarda qua, guarda che roba. E poi dove va infilato quello? Mamma mia. Attenzione. Cioè hai pensato addirittura alle giunture che andavano attaccate. Esatto. Così che il ponte tenga il peso di una gatta così violenta. Del demone grigio della foglia. E questo lo lasciamo aperto così. Carino, improvvisazione, mi piace. Tanto lei mangia. Se ne frega del tuo castello se c'è il cibo. Però ogni qualche ripresa tocca che la fai prima che vado via. Se no, io ho fatto fare tutto questo lavoro. E voilà. Peo. The castle of the cat is finished. Mamma mia, bellissimo. Cioè all'occhio lascia un po' a desiderare, però è ottimizzato. Infatti guarda come gli piace a Oni. Parliamo di efficienza in questo lavoro. È ecosostenibile, tutto materiale riciclato. Ovvio. Nessun albero nuovo è stato ucciso, maltrattato. Ovvio. Tutte giunture a secco, quindi niente lavoro di calcestruzzo, affresco, di armature. Questo è innovativo e lo potete fare anche voi con o senza una laurea in architettura. Penso che sia fattibile, ma lei se ne f***e altamente perché sta mangiando. Quindi boh. Intanto mi preparo per partire, poi vedremo se ci starà giocando. Presto, finalmente qualcuno è dentro testando l'ala nord. Dov'è il nord? Ciao Katta, sei contenta della tua nuova casa barra castello fortezza, spazio per parkour, per esercizio fisico, eh? No, non devi giocare con la telecamera, devi giocare con la tua fortezza, sai, l'ho fatta apposta. Adesso questa rimarrà qui in mezzo alla sala, così? Certo. La lasci la fortezza? Certo, prossima volta che vieni la modifichiamo, la upgradiamo. La facciamo più grande, molto di più. Adesso dove è andata? È dentro. Quella lì che si lava, quella è la zona bagno, mi sa. A quanto pare sì, è lei che decide la destinazione di ogni camera. Oni-chan, comunque il piano superiore è quello più snobbato. Oni Katta. Bene bambini, sono alla stazione di Forlì e da qui me ne torno a casa e Giulietto mi informerà se la bestia utilizzerà la fortezza o l'avrà già distrutta. O l'avrà già distrutta, se passerà più tempo. La fortezza o Giulietto ce lo farà sapere. Intanto andiamo, facciamo una transizione a rotazione. Va bene, vai. E ciao bambini, io sono al mare adesso. Quella è la sabbia, quella è acqua salata. È il così detto mare Adriatico, il tanto famoso mare Adriatico. A nord c'è Riccione e Rimini, tipo. A sud c'è Ancona. Se indovinate dove sono, vi beccate un bacino sul mignolino. Detto questo, Giulio mi ha aggiornato, mi ha mandato un video in cui mi fa vedere che Oni gioca effettivamente con la fortezza. Ciao Peo, io sono sul ponte e ho imparato a starci. E il castello mi piace un casino. Ora ci gioco con tutte le zone del castello, non solo più con quelle basse. Ma chiudo il video come al solito dicendo, beh, se vi è piaciuto questo video ricordo di mostrare tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su e ricordatevi chi era questo. Come si chiama il mio canale? Electric? Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.